Allora. Un attimo. Perché io questo video dico, va, non lo vorrei iniziare così, ora accendo le luci. Cioè non lo vorrei, capito, iniziare dicendo: oh raga, sono al Romix il 5, il 6 e il 7 di aprile. Però mi tocca perché sono al Romix il 5, il 6 e il 7 di aprile con i miei amici. Ragazzi, ci trovate nello stand di Insane. Oggi il video che sto per fare non è incredibile, perché si tratta di un video, non recensione, di un video forse quasi unboxing, di un video molto particolare. Ma mi metto qua davanti allo schermo. Oh, perfetto. Mate. Ok, allora, il video di oggi è molto particolare perché sta arrivando la Pasqua. Possiamo dire che sta arrivando la Pasqua, sì, lo possiamo dire. E in occasione della Pasqua, ovviamente, mi sono dovuto prendere l'uovo di Pasqua. Ninini, proprio così, raga. Oggi andiamo ad aprire l'uovo di Pasqua dei miei zii, me contro te, Luigi Calagna e Sofia Scalia, con super sorpresa, cioccolato al latte non fine, non troppo fine, finissimo. Quindi attenzione, perché se la sgravano, senza glutine, non che mi interessi, perché sinceramente non ho bisogno di evitare il glutine. 250 grammi di uovo, comunque c'è la roba, nel senso, non è poco. E va bene. Allora, io sono molto curioso, perché ho parlato con Robby, ragazzi, con la nostra cara amica Robby Polar Bear, e mi ha detto che delle uova di Pasqua che lei ha aperto, questo è quello che l'ha sorpresa, ahimè, o i body più. Questo non la vorrei rovinare, però, perché sono un fan del Team Trote. E quindi la vorrei mettere là in modo che non si rovini. Come si apre questo egg? Proprio questo egg. Adesso facciamo anche il test dell'assaggio, perché poi questo video, io quando è che lo farò uscire? Oggi che giorno è? Non lo so che giorno è oggi. Non me lo ricordo. Ma come usate? Ah, che ho trovato, sì, infatti, ho capito come aprirlo. Ho trovato il nastrino per aprirlo. Adesso che ho... non ancora. Però adesso che sto togliendo il nastrino. Madonna, super super ben impacchettato. Non vogliono che lo apro questo uovo, però comunque ci sono riuscito, eh. Va bene, mi piace questa roba dell'impacchettare le uova super bene. Allora, un attimo, che altro, vabbè, sullo schermo che sto giocando a Minecraft. Ok. Ok, raga, tra l'altro vediamo la carta, un secondo. Allora, aspetta. Questo è l'uovo, raga, wait. Damn, guarda quanto è lucente questo cioccolato. Aspetta, la carta la metto qua. Devo dire, non è neanche troppo piccolo l'uovo, sinceramente, pensavo fosse più piccolo. Sono stupito, il cioccolato... Madonna, che buon odore! Ok, il cioccolato, raga, ha un buonissimo odore, devo dire che lo approvo già da subito, l'odore del cioccolato. Troppo buono. Allora, la sorpresa non si muove dentro. Ti immagini, tipo, l'hanno dimenticata, ovviamente non succederà. Ok, è arrivato il momento, raga. Colpo secco. Bello tosto, eh? Bello tosto. Ok, no, l'ho aperto, ok. Non c'era bisogno di fare quelli aggressivi. Bastava dare un click così di lato. Olè. Bam, aperto. D'accordo. Damn, ecco la sorpresa. Oddio, c'è la penna? La penna delle trote! Non ci credo, assaggiamo subito il cioccolato. Boia. Buono. Qua c'è la sorpresa. La sorpresa delle trote. Proprio delle trote. Oh, raga, la penna di me contro Tez. Fammela aprire. Oddio. Anche Robby mi ha detto che ha trovato una penna. Comunque, raga, mi sa che c'è la stessa sorpresa per tutte le uova. Cioè, non credo cambi. Ma come uso l'ape? Non si può rapere. Scusi. Non si può... Boia. Ok, si è aperta. Con la stessa penna. C'ho la penna delle trote, raga. Non ci credo. Vediamo la cosa, allora.
è un articolo a leggere, ok, nell'arti bambini di età inferiore a 36 mesi. Contiene piccoli parti che potrebbero essere ingerite o inalate causando soffocamento, ma figurati se riesco a ingoiarmi una penna. Ok, distribuito da Dolphin S.P.A. prodotto in Cina. Ok, va bene. Penna di me contro te. Ok, allora quanti colori abbiamo? Ne abbiamo il blu, il rosso. Bellissime queste penne multicolor. Abbiamo il rosso, il giallo, il verde, il viola, il nero. Ok, abbiamo un bel po' di colori, raga. Qua c'è l'adesivo di me contro te. Guardate, l'adesivo delle trote. Proprio delle trote. Raga, ma il cioccolato? Vi prego, è buonissimo. Ho messo giù un altro pezzo. Cioè, raga, è proprio buono. Quel cioccolato e latte a me fa impazzire, raga. Buono, davvero buono. Non me l'aspettavo. Proprio non me l'aspettavo. Ma sai che ci sanno fare queste trote? Ma tu lo sai che questi due, questi lui e Sofì, ci sanno fare con le uova di Pasqua? Nonostante non penso che le producano loro, perché sarebbe molto strano. Però devo smetterla di mangiare. Mi verrà l'appendicite. Buono. Ultimo. Però guardate, questo è l'ultimo, dai, questo è l'ultimo. Basta, era l'ultimo. Vediamolo. Guardate la carta delle trote, raga. Bellissimo. Oh, porca boia. Vabbè, ovviamente lo chiuderò un po' alla azza di cane e lo vado a rimettere al suo posto.